Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, ciao Nick. Buon pomeriggio, ciao Ila, torna, e benvenuti a tutti. Torna finalmente il nostro DAZN Talks, il nostro appuntamento settimanale per intervistare, o meglio fare una bella chiacchierata con un protagonista della Serie A, dal quale andiamo subito perché è già collegato, abbiamo già parlato anche un pochino fuori onda, ma saranno tanti temi da trattare con Lorenzo Montipò. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Come stai? Bene, bene, grazie. Voi tutto bene? Tutto bene, a posto, grazie, ci raccontavi che c'è il sole a Verona, quindi voglio infatti. Dire. Non fa neanche così freddo, 10 gradi, no? Qui a Cologna effettivamente sì. Si gestisce oggi la situazione, sì, però. Sì. Senti, questa giornata com'è cominciata? Ci vuoi raccontare un po' cosa hai fatto oggi? Ma è iniziata come tutte le altre, cioè una sveglia presto intorno alle 8 di mattina, si va al campo a far colazione, poi un bel allenamento alle 11, un pranzo tutti insieme con la squadra e poi sono venuto qua da voi a chiacchierare con noi, quindi iniziamo subito una bella chiacchierata perché abbiamo già ricordato nelle storie di Instagram che il tuo idolo è ovviamente, mi viene da dire, Gianluigi Buffon, che ieri ha fatto una partita incredibile contro l'Inter a San Siro. Hai visto qualcosa? Hai visto il paratone che ha fatto su Dzeko? Sì, è veramente infinito, mi viene da descriverlo come infinito, perché una parata così a quasi 45 anni penso che già per me magari che 97 sarà difficile, figurati per un, no, però a parte gli scherzi, per Buffon che ne ha 44, quasi 45, è veramente inimmaginabile, quindi tanto di cappello a lui e alla sua grinta che ha ancora. Ma tecnicamente, visto che abbiamo la fortuna di avere un portiere, perché è stata così difficile come parata? È stata una parata difficile secondo me perché Dzeko è stato molto molto bravo a tenere la palla bassa e Buffon però è stato ancora più bravo ad andare a terra così velocemente. Per quello dico che è stata una parata difficile, perché a quell'età muoversi così rapidamente secondo me è ancora più difficile, quindi veramente infinito, indescrivibile. Vederlo a San Siro di nuovo, sinceramente un po' di romanticismo, no? Quindi ti fa venire un po' di brividi. E appunto. Poi Lorenzo, ovviamente hai visto anche la partita, visto che l'Inter sarà il prossimo avversario, no, in campionato del Verona sabato sera a San Siro. Ti chiedo, a livello di caratteristiche, fa più paura Dzeko o Lautaro Martinez? Una bella domanda, non saprei risponderti perché sono entrambi due top player, cioè sono veramente due grandissimi giocatori. È ovvio che Lautaro Martinez fa più paura perché è uno che da un momento all'altro ti può inventare un dribbling o una giocata, mentre Dzeko fa più paura dal punto di vista dei cross e tutti i palloni vaganti in aria, quindi fanno paura allo stesso modo, ma in situazioni diverse, assolutamente. Sì, certo, per caratteristiche logicamente diverse tra i due attaccanti. Certo, tra l'altro un altro passaggio importante per il Verona, la partita contro l'Inter, in un 2023, Ila, che sta regalando diverse gioie al Verona, vero Lorenzo? È cambiato qualcosa, 4 punti in 2 partite? Ci racconti un pochettino come la testa lì tra di voi nello spogliatoio? La testa è, posso dire, sul pezzo, cioè questa sosta dei mondiali ci ha fatto bene perché ci ha permesso di lavorare 2 mesi costantemente sul campo con il nuovo mister, e questo senza dubbio ci ha aiutato nel lavorare più sulla nostra mente che sul campo in sé. Però i risultati si sono visti col Torino e grazie a Dio si è riusciti a dare continuità anche con la Cremonese. Ora arriva un avversario che sicuramente ha obiettivi diversi rispetto ai nostri, ma e col massimo rispetto punteremo a dar tutto noi stessi prima del fischio finale. Però siamo consapevoli che sarà una partita difficile, ma daremo tutto per tutto comunque, certo. Noi abbiamo anche snocciolato, no, qualche dato di questa stagione. L'asse Montipò-Djuric è un asse incredibile. Tu sai quanti palloni hai dato a Djuric in questo campionato? In tutto il campionato? Sì. No, non ne ho 61. Al secondo posto c'è, cioè, De Paoli. Sai quanti palloni ha dato a Djuric? 11.
Lorenzo si sente sicuro a dare palloni a Djuric. Infatti, cioè, tu sei sicuro che tanto lui la prende, cioè in cassaforte quella palla, giusto Lorenzo? Sì, 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 è un attaccante come lui di peso, ci aiuta, diciamo, nei colpi di testa e nella protezione della palla, queste caratteristiche su tutti, quindi forse è per questo che pestasse così richiamato durante le partite, dai. E infatti, perché tra l'altro io ero a Verona l'altra sera in occasione della partita appunto contro la Cremonese e vedevo spesso Djuric che comunque si indicava la testa quando tu stavi rilanciando, quindi è anche un monito, un avviso che ti dà in sì, partita. Sì, assolutamente. Cerchiamo di comunicare a distanza per quel che possiamo, perché abbiamo sempre 60 metri di differenza, quindi per quello che si può proviamo a comunicare. Assolutamente sì, e tu a differenza mia godi sicuramente di un'ottima vista, io purtroppo no. Però beh, se non è lui che portiere, chi deve godere di ottima vista, tra l'altro? No, quindi, assolutamente, però diciamo che nella storia ci sono stati anche portieri che magari non avevano proprio... Certo. Mettevano le lenti a contatto, ce ne sono stati, no? Vedo bene, dai. Tu vedi bene, sì. Hai battute, vedo bene, sì. Intanto Lorenzo, prima di andare a parlare, come spesso facciamo su Dazon Talks, della tua vita, no? Abbiamo un po' spulciato il tuo profilo Instagram, tra passioni e tutto, magari poi ci racconterai anche quello che ti piace fare extracampo. Vogliamo salutare Maurizio Sannino intanto, che ci ha scritto. Un saluto Maurizio, fan. Certo. Lo salutiamo tutti insieme. Tuo grande fan che ci ha scritto appunto richiedendo un tuo saluto, definendoti appunto il tuo idolo. Parlando invece di situazioni, Ila, come dicevamo prima, extracampo, sì? Posti tantissime foto col tuo cane, Bex, dico bene? Sì, esatto. Per me, a mia fidanzata praticamente come fosse un figlio, però sì, assolutamente, è il classico cane straviziato da noi due in tutti i modi possibili e immaginabili. Dorme sul letto? Certo, il problema è che è 40 kg, però infatti, sì, infatti, ma senti, la soddisfazione che ti dà quando torni a casa e ti aspetta? Oh sì, è bellissimo perché fa sempre le feste, indipendentemente se sto via per l'allenamento o per tutto il ritiro, diciamo per le partite fuori casa, fa sempre le feste. E poi con calma dopo arriva anche Leonora a salutarmi quando c'ha voglia, però il primo in assoluto è il cane, certo. Primo grande amore. Ma quando magari ti videochiami con la tua fidanzata, quando sei in trasferto e ritiro, poi c'è anche giustamente saluto a Bex? Sì, certo. Anche nel prepartita c'è il saluto con la mia fidanzata e con Bex, sì. Tanto non può dire bel nome anche comunque, originale per un cane, è molto carino. Sì, ho scelto non per delle questioni alcoliche perché non sono un grande fan, ma più per il colore del pelo, che è del colore della birra, proprio della Bex, e quindi mi è venuto quello. Beh, bello, anche un bel legame, sì, no? Sì, assolutamente. Tra nome e cane. Ti chiedo invece, vedendo un po' le domande su Instagram, dei Love Colt, ti chiede come ti trovi a Verona e il clima dei tifosi, com'è? Ti dedicano cori a volte, no? Ci racconti un pochettino anche della tua vita a Verona, Lorenzo? Guarda, la mia vita a Verona mi viene da descrivere come fin troppo bella, perché Verona è una città in cui mi trovo veramente, veramente a mio agio e la stessa cosa vale per... stiamo veramente bene, è una città a grandezza d'uomo e c'è un centro storico sempre pieno di gente, di turisti, e ovunque vai e sta bene, mangia bene, fanno sempre a tuo agio, perché essendoci tanti turisti non è che magari noi giocatori non possiamo uscire in centro a fare anche solo una passeggiata, perché si può stare tranquilli. Sotto il profilo dei tifosi invece ti dico che è veramente calorosa, come descrivono tutta la gente che ci è passata, prima che arrivassi me l'ha descritta, e le storie, diciamo, sui tifosi sono vere, cioè che seguono veramente la squadra ovunque, sono innamorati di questa squadra, e al di là dei cori ce n'è stato uno lunedì contro la Cremonese, durato circa 30 secondi, un minuto, inizio secondo tempo, mi ha fatto molto piacere. Gridavano solamente il mio nome, però fa assolutamente piacere quando un gruppo di tifosi ti dedica un coro. Poi perché Val Bentegodila, tu ci sei stata recentemente, io ho anche lavorato lì in passato, ti rendi conto di quanto è chiassosa la curva del Verona, no? E mi viene da dire quasi un tifo vecchio stampo, no? Molto attivo sul territorio.
si fanno sentire anche quando arrivano allo stadio. Comunque il supporto non manca mai durante le partite. Senti, ma come stanno andando i preparativi del matrimonio, Lorenzo? Bene, penso bene, fa tutto che un'ora. Ha fatto una faccia particolare, infatti. Quindi tu hai fatto la proposta e lei sta organizzando il matrimonio, primo, giusto? Così? Primo passo del maschio, tra l'altro. Sì. No, ci sposeremo in comune a marzo e poi la festa ufficiale la faremo a giugno. Però sto organizzando tutto che un'ora come giusto che sia e penso stia andando tutto bene. Segue tutto minuziosamente e speriamo vada tutto bene, soprattutto speriamo non piova. Sposa bagnata, sposa fortunata di solito. E poi comunque con le date siete obbligati per poi tra ritiri e campionato, meglio fare a giugno, così almeno siete... Per forza a giugno, sì, per forza di cosa a giugno. Margine di manovra. Come vi siete conosciuti? Io e lei andavamo al liceo insieme, mi sembra che io facessi terza e lei quarta, e ci siamo conosciuti così. Poi siamo stati dei fidanzatini, diciamo, per un anno a 16 anni, e poi dopo a 21 anni ci siamo rincontrati, che io sono andato un po' via e poi sono tornato a giocare a Novara. A 21 anni ci siamo rincontrati e ci siamo rifidanzati ufficialmente, e da lì stiamo insieme. Quindi dai 16-17 siete stati insieme, poi vi siete persi di vista e poi ai 21 vi siete... rivisti, ritrovati, rincontrati e allora è proprio la tua anima gemella, Lorenzo? Sì. È lei. Assolutamente. Non sono costretto a dirlo, ma lo dico volentieri, infatti. Bene. Meno male che non è costretto, quindi almeno ci... No, ma si vede che è talmente un genuino che proprio gli esce dal cuore. Senti, ma tu quanti tatuaggi hai? Non lo so. Quanti non lo so, c'ho il braccio, la coscia e un po' qua sul fianco. Senti, se domani ti dicono, guarda, devi cancellarli tutti, ne puoi lasciare soltanto uno. Quale lasci? Bella domanda. Perché ho un sacco, cioè sul braccio mi sono fatto dei tatuaggi che riguardano comunque la mia vita, non mi sono fatto disegni casuali, magari di figure che mi piacessero, cose. Per esempio, ci ho disegnato uno dei miei cartoni d'infanzia, che è... delle cose in cui credo, e eccetera, eccetera. Però c'ho anche un tatuaggio, per esempio, per Eleonora, e c'ho anche un tatuaggio con dei miei amici. Ah, ok. Quindi sono un po' di cose varie. Qua mi sento costretto di dire che non cancellerei quello di Eleonora. Ok. Ci racconti che tatuaggio è? Sincera non ve la so dire, perché ce ne sono tanti a cui tengo. No, certo, infatti mi rendo conto che è difficile. Anch'io onestamente ho qualche tatuaggio e non saprei quale anche scegliere. Perché se lo fai prendi una decisione. Sì, perché comunque togli una sfera della tua vita. Ma qual è il cartone animato della tua infanzia? Si chiama Il Pianeta del Tesoro. E lo guardavi da piccolo sempre? Sì, d'estate con i miei cugini mi trovavo praticamente ogni estate con loro, facevano sempre le vacanze a luglio insieme, e li costringevo io con le videocassette, quelle vecchie proprio, a guardare questo cartone qua, dove c'era una canzone degli 883 che si chiama Ci sono anch'io. Ah, certo! E da lì ho iniziato ad ascoltare poi gli 883 anche. Certo. Il tuo gruppo preferito, cantante preferito, Max? Sì, uno dei miei preferiti, dai. In assoluto il mio preferito è Eminem, però ovviamente italiano lui è uno dei miei preferiti. E sei andato a vedere qualche concerto di Max? Mai. Mai? Stato l'unico concerto italiano di Eminem, ma di Max mai. È che purtroppo si presta mai. Molto a situazione karaoke Max Pezzali, no? Se ci pensi è sempre tra le più sì, assolutamente. Tra le più gettonate, ci credo. Ma invece parlavi prima che ti sei conosciuto, Lorenzo, con Eleonora a Novara, nella tua città natale, di fatto. Ci racconti qualcosa di Novara? Ti manca come città, cibi preferiti? Perché lì comunque, cioè io sono stato e vedo che si mangia spesso in maniera molto, molto pesante, per palati forti, vero? Sì, è vero. Di Novara posso dirti che ovviamente la città mi manca, perché può non essere la città più bella del mondo, però è sempre la tua città natale, tua, quindi magari ripercorro dei luoghi, come è capitato settimana scorsa andando a Novarello, dove sono cresciuto, che rimarranno sempre dei ricordi positivi.
anche il centro magari non è stupendo, però devo dire che Novara e ovviamente i miei amici e i familiari mi mancano. Però cioè, la nostra vita è fatta anche di rinunce, di sacrifici, di vivere lontano dalla famiglia, per cui l'abitudine ce l'ho fatta ormai, anche se siamo bene o male a 2 ore di distanza. E sul cibo mi manca la paniscia, che è il classico piatto andalese, da risotto, salsiccia, verdure, tutto. E mi hanno insegnato. È un piatto povero, diciamo, ma è un piatto bello pieno, bello consistente. Mi hanno insegnato, Lorenzo, che quando la domenica no, si fa la paniscia, perché un mio caro amico di Novara, tutti fanno la gara per mangiarsi di fatto la parte che rimane incrostata sotto, no? Sì. Sì, si può definire come, mi viene da dire, la paella, però è molto diversa come sapore tutto. È un risotto un po' più secco, poi molto forte, si fa col salsiccia. Non ho capito cosa c'è dentro questo risotto. C'è salsiccia, verdure, carne, un po' di tutto. Siamo una sorta di risotto un po' più secco, non tipo paella, perché poi ovviamente tutti quelli... No, come paella. Ascoltandoci si offendono, però per far capire un attimo il mood di risotto. Però essendo una città in mezzo alle risaie, il risotto è un piatto tipico, ovviamente. Certo, invece il piatto preferito in assoluto qual è? La carbonara, forse. Mm. Beh, certo. Beh, giustamente, un grande classico. Ma tu, è vero che hai iniziato giocando a tennis? Sì, avevo fatto un camp estivo di tennis e poi da lì avevo iniziato un percorso di, mi sembra, 3 o 4 anni di tennis. Però poi sono arrivato in seconda media o in terza che per una cosa scolastica ho dovuto scegliere il calcio o il tennis e per fortuna ho scelto il calcio. Senti, ma sei ancora appassionato? Guardi le partite di tennis quando hai l'occasione, no? No, per niente. Sono molto appassionato dagli ultimi anni, da appena prima del Covid, poi con The Last Dance ancora di più, dall'NBA. Ah, che squadra tifi in NBA? Più che squadra tifo seguo tanto gli italiani. Ah, ok. E che squadra tifo mi viene da dirti Knicks, perché è l'unica squadra che ho visto dal vivo. Quando sono stato a New York ho avuto la fortuna di vederla dal vivo. Però seguo più che altro gli italiani, adesso sono rimasti Gallinari e Banchero, per cui seguo più che altro loro due. Sì. Come quando vai a vedere un evento all'estero e soprattutto in America ti rendi conto che è una roba incredibile, vero? Cioè vedi proprio il pallone. C'è un abisso di differenze tra lo sport del calcio e dell'NBA, quello sì. Tu ti godevi magari un po' la partita, perché poi loro si alzano, bevono un po' di Coca-Cola e in generale mangiano. No, ma è strano perché sono stato il giorno di Natale e il giorno di Natale era comunque una cosa di reunion, diciamo, tra le famiglie. Mm. Cioè che proprio il giorno di Natale hanno il piacere in famiglia di andare a vedere una partita di basket. Sì, certo. Cioè che visto come evento proprio di come se noi con la nostra famiglia a Natale andassimo a vederci una questione culturale sono a casa e invece che trascorrere insomma magari tempo appunto sotto il tetto preferiscono andare a vedere un evento bello bellissimo come può essere l'NBA. Siamo quasi in chiusura, Nick, vero? Perché sì, possiamo... tra un po' Lorenzo poi io ho una piccola curiosità però per Lorenzo. Intanto invitiamo a tutti ovviamente a scriverci sulla chat di YouTube e leggeremo le vostre domande per Lorenzo, come facciamo sempre a DAZN Talks. Lorenzo, spesso ne parliamo con qualche ospite, qualche calciatore che viene qui. Tu hai fatto le giovanili a Novara, hai fatto poi dei prestiti prima di arrivare ad affermarti a Benevento e a Verona successivamente. Ti volevo chiedere come si passa dalle giovanili a una grande squadra, perché non è facile magari anche per te che sei sempre cresciuto a Novara, hai fatto le giovanili a Novara, riuscire ad accettare determinati prestiti, magari delle situazioni poi che da un punto di vista del fatto che non giochi spesso, devi accettare un po' di panchina, devi crescere, prima di arrivare ad affermarti, soprattutto per un portiere che tendenzialmente ci mette un po' più di tempo magari degli altri ed è considerato comunque giovane anche quando ha una trentina d'anni, no? Mi viene da dire rispetto ad altri ruoli. Ci racconti come un po' il passaggio dalle giovanili, tutta la gavetta, alla prima squadra poi? Guarda, è una situazione un po' strana, cioè io quando ho fatto l'esordio in Serie B con Novara non avevo neanche capito cosa fosse il calcio, sinceramente, perché non era così accelerato come adesso con i social,
che bene o male ti preparavi in qualche modo. Io ho scoperto 20 minuti prima del riscaldamento che il mister è venuto da me e mi ha detto: guarda che oggi giochi tu. E io mi sono trovato lì a 17 anni a dover giocare una partita, però grazie a Dio è andata molto bene, mi sono fatto trovare pronto. Poi la fortuna è anche nei, secondo me, mi viene da dirlo perché è giusto dirlo, nei preparatori che trovi, negli allenatori dei portieri, come quest'anno con Cataldi, perché ho avuto anche a Novara come preparatore in un percorso dove per me era molto importante, perché lui mi ha allenato in Serie C e mi ha preparato per andare a fare il mio primo anno da titolare a Siena. E da lì in poi, diciamo, bene o male, ogni volta che sono andato lontano da casa o che sono tornato a Novara, l'ho fatto sempre per giocare. Quindi il primo anno da titolare vero è stato perché io l'anno prima ho avuto come preparatore Cataldi, che ho ritrovato poi tuttora a Verona l'anno scorso, e quest'anno che mi ha dato anche una grande mano, soprattutto nel periodo di crescita, senza dubbio. Arrivano tante domande anche sui tuoi compagni di squadra. Chiedono qual è quello che si veste peggio. Te la senti di dircelo? Sì, è senza dubbio Magnani. Posso dire Magnani. Senza dubbio, sì. Tra l'altro. Cioè, proprio... Sì. Ci attacchiamo spesso sul modo di vestire io e lui, quindi... Per i miei gusti posso dire Magnani, dai. I tuoi poi gusti... magari a qualcuno piace, ma... Allora Magnani. Quali sono i tuoi gusti? Giusto per far capire un po' chi ci sta seguendo, perché secondo te senza dubbio è quello che si veste peggio. No, perché a me piace... No, ma lui principalmente perché è colui che mi attacco. Poi magari a volte mette anche vestiti carini, ma io devo... Cioè ci dobbiamo attaccare a prescindere. Cioè, questo giusto, rapporto. Giusto. Quindi lui si veste... Cioè almeno a me piace vestirmi sempre over, quando vado all'allenamento con tutte, così senza... andare troppo con cioè troppo vestito bene, okay. Quindi attacco Magnani su questo aspetto. Benissimo, adesso sappiamo il dissing Magnani, sì, troppo di giocare in qualche... me lo giocherò sicuramente in qualche super flash in un'altra occasione, sicuramente me la gioco quando Lorenzo per un rigore fa gol di testa Magnani. Esatto. Te la butti là, oh, ma ci hai raccontato quella roba lì. Ma esatto. Lorenzo invece si è appassionato di Marvel. Ecco, perché Andrea Passoni da casa ci chiede: quale pensi sia il film migliore? Qual è il tuo film preferito? Bella domanda. Devo dire che l'ultimo Spider-Man per me è stato un toccasana per tutti i ricordi del passato, con tutti e tre gli Spider-Man, e essendo lui anche il mio preferito perché c'è anche un tatuaggio suo, cioè di Spider-Man dico. Posso dire che è stato il mio film preferito, è stato assolutamente quello. Sì. Quindi, nella classifica Marvel al primo posto tuo c'è Spider-Man? Sì, poi ci sono magari anche altri film fatti molto meglio come regia e tutto, però no, personalmente come gusti parlo di quel a film. A livello proprio di supereroe, cioè Superman, scusate, Spider-Man è al primo posto. Sì. Sì. Poi hai fatto una faccia, quando ti abbiamo chiesto se sei appassionato di Marvel, hai spalancato gli occhi, come dire, porca miseria, sì che sì, sono... Sì, fan. E infatti non sfugge niente a... No, la chat... Ai fan di la Lorenzo. Chat è preparatissima, bene. Veramente. Ma invece, Lorenzo, ci racconti qualcosa degli anni a Benevento? Hai avuto tanti allenatori, comunque è stata una bella gavetta, come ci raccontavi... Tu prima, quanto ti ha dato affrontare magari quegli anni per arrivare in una piazza come quella di Verona, che conosciamo essere anche calda, come dicevamo prima, no? Sì, mi ha aiutato tanto Benevento. Io devo ringraziare la società e anche proprio la città, perché stando così lontano da casa, non essendo magari abituato per 3 anni consecutivi, mi ha aiutato a crescere e anche a... diciamo a forgiarmi, perché lì o ti adegui o è tempo sprecato quello che fai, per cui mi ha aiutato tanto. Il primo anno siamo arrivati ai playoff, dopo che loro erano retrocessi da là, quindi abbiamo fatto i playoff, poi è arrivato il mister Inzaghi e abbiamo stravinto la Serie B, per cui... Ricordi di quella stagione straordinaria a livello di record? Ha battuto il record anche del... positivi, ma fino a un certo punto, perché a febbraio è stata interrotta per il Covid. Certo.
Per cui è stata una delle stagioni più belle in assoluto, ci stavamo godendo il momento, eravamo un grandissimo gruppo tra, diciamo, cene fuori, anche, mi ricordo che avevamo fatto addirittura una festa di carnevale e tutto, e poi ci siamo visti l'8 marzo dopo la partita col Pescara, che cioè, siamo stati bloccati per 3 mesi tra allenamenti e tutto, ed è stato veramente, veramente, veramente brutto, non solo per noi ovviamente, per chiunque. Per cui è stato un vero peccato che un anno così fantastico, che poi è finito anche nel migliore dei modi, perché abbiamo vinto la Serie B con 7 giornate d'anticipo comunque, che sia stato interrotto nel bel mezzo del campionato. Per cui ho dei ricordi stupendi, ma interrotti a un certo punto. Beh, però è bello anche il messaggio che fa passare Lorenzo qui, perché io lo interpreto in questo modo: non ci interessa che siamo primi e stiamo vincendo tutto, quindi succeda quello che succeda, ma voglio giocare perché sto bene con i miei compagni, perché mi sto divertendo, certo. E perché appunto ho la possibilità, tra le altre cose, di regalare delle gioie come quelle che poi avete regalato ai tifosi. Sì, perché anche a Benevento comunque i tifosi li amano veramente la squadra e la seguono molto. Per cui anche per loro penso sia stato un vero peccato vedersi interrompere così il nostro cammino, dovuto poi a un virus su cui non potevamo farci nulla. No, infatti, purtroppo per tutti è stata veramente una tragedia, ma insomma non c'è bisogno neanche di retorica, sappiamo tutto quello che è successo in questi anni e continua tra l'altro a trascinarsi. E ci godiamo adesso almeno i tifosi allo stadio. E adesso sì, finalmente, infatti, sì, ecco, finalmente. Io poi veramente ti salutiamo perché sappiamo che tra un po' devi andare. Quando poi siete tornati a giocare, quando poi lo stadio ha ricominciato a popolarsi, te le ricordi quelle sensazioni? Cioè, la prima volta che sei tornato a giocare in uno stadio con i tifosi, com'è stato? È stato magnifico, perché purtroppo, come dicevo prima, l'annata di Covid senza tifosi è stato il mio primo anno in Serie A. Quindi ho vissuto il primo anno in Serie A senza tifosi, che è veramente, veramente brutto. Cioè, ti devi creare tu gli stimoli, poi si sente le voci di tutti i compagni, sembra un allenamento più prestigioso, diciamo. Quindi l'anno scorso, che c'è stato il primo anno con i tifosi, che ero qua a Verona, sentire la tifoseria così calda come Verona in tutte le piazze più importanti d'Italia, è stato veramente bello. Cioè, ti dà veramente degli stimoli e delle emozioni che fino a che non le provi non puoi immaginarle, secondo me. È vero, ma anche noi, Nick, nel nostro piccolo, non scendiamo in campo, però settimanalmente, insomma, siamo negli stadi. E vedi l'atmosfera come cambia. Poi, ed è imparagonabile. Non riuscivi mai a pensare a uno stadio vuoto, e invece purtroppo la realtà è stata questa. Adesso guai, veramente guai. Adesso ce la godiamo così. Adesso ce la godiamo ancora di più di prima. Volevo fare 2 domande flash a Lorenzo. La prima: chi è il giocatore più forte della Serie A secondo te, o quello comunque più difficile da affrontare? E chi è insieme a te un altro portiere emergente per il quale pensi ci possa essere un grande futuro, insomma? Allora, come giocatore più forte, devo dire che mi ha impressionato tantissimo l'anno scorso Leao, e l'anno prima ancora ti dico che mi ha impressionato tanto Barella, con cui ci avevo giocato anche in Under 21, però vederlo da avversario è diverso. Quindi come 2 giocatori più forti ti dico loro 2. Portieri emergenti, mi viene da dirti 2 che sono stati convocati in nazionale, diciamo, di nuovi, che sono Vicario e Provedel, che stanno facendo, secondo me, una bellissima stagione, e sono sicuramente degli ottimi portieri. Ma anche lunedì, avendo giocato contro Carnesecchi, anche lui ho visto un buon portiere che sicuramente farà la sua strada. È anche bella la scuola di portieri italiani, no? Sì. Con Lorenzo ce la godiamo, perché vederli tutti così splendere e giocare bene nel campionato italiano non può che essere un piacere anche per noi. Ed è stato un piacere, Lorenzo, aver chiacchierato con te. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a voi, piacere mio. Grazie, buon pomeriggio e niente, goditi questo... Saluta Bex. Esatto, fantastico solo di... Va bene, lo saluterò. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie ancora. Ciao Lorenzo. Grazie, buon pomeriggio. Oh, ciao. Nick, che bello.
bella chiacchierata, posso è stata dirti. Veramente una bella chiacchierata. Puoi trovare delle persone, insomma, come Lorenzo, ti dà ancora più piacere nel chiacchierare, nel chiedere diverse cose, insomma. Allora, noi siamo arrivati praticamente in chiusura anche di questo appuntamento con Dazon Talks, ma ti lascio la parola perché dobbiamo ricordare tutti i nostri appuntamenti. Abbiamo un po' di cose in app, quindi entrate su Dazon, lasciate per il momento YouTube e andate sulla nostra app, perché abbiamo tantissimi contenuti originali. Uscite all'intervista a Raspadori, l'azzurro addosso, dove si parla, come si può anche dedurre, no, dal titolo, di Napoli e di Nazionale, ovviamente realizzata da Alessio De Giuseppe. C'è il bordo cam di Tommy Turci di Milan Roma, tanti spunti inediti su quello che poi è stato il pareggio della Roma. Bellissimo come sempre il bordo cam, assolutamente bellissimo. Ricco di immagini inedite girate da Francesco Palma, e vale la pena vederlo, perché ci sono a volte dei lati della partita che grazie ai nostri mezzi a bordo cam riusciamo a raccontare nel bordo cam del martedì. È tornato Lost in the Weekend, perché in app con Albinelli e Dario Di Noi che ci raccontano, insomma, tutte le sfaccettature, le parti più divertenti del nostro weekend in Serie A. E poi venerdì big match, perché c'è Napoli-Juve, quindi tra tutte le varie cose, le tattiche, comincia molto presto questo weekend, che sì, sarà anche dei weekend atipici, perché spesso si gioca, no, di venerdì, si gioca anche di martedì. Noi trasmetteremo tutto, vi racconteremo tutta la Serie A da bordo campo e qui da Milano, cercando di, come dicevamo prima, di tirar fuori il meglio, appunto, da tutte le storie di questo campionato italiano. Nick, complimenti, perché hai fatto un annuncio pazzesco. È stato proprio un flusso. Abbiamo di cose. Detto tutto. Questo perché tieni l'app aperta e controlli. Esatto, vedi intanto cose, controlli e scrolli vedendo tutti i nostri contenuti, allora, con l'intervista anche a Pellegrini di Davide Bernardi, scorsa, che è uscita già da un po', addosso. Però insomma, chi non l'avesse vista. Anche perché sentir parlare il capitano della Roma è sempre una e cosa. E poi che c'è quella merita. Curiosità, quella chicca sulla Conference League che non voglio rivelare perché non voglio fare spoiler. Per chi non l'avesse, vi consiglio, un così spassionato, andate a vedere l'intervista a Lorenzo Pellegrini in tutta la collezione dei Dazon Heroes che proponiamo, esatto, appunto da quest'anno. Va bene, Nick, grazie mille. Grazie a te, Ila, e grazie a tutti. Grazie a voi da per averci seguito. Ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao ciao.